Ragazzi, allora, oggi voglio farvi vedere un po' di cosine che ho iniziato a usare nell'ultimo periodo. Come sempre, spaziamo dal cibo ai prodotti di bellezza, agli oggetti, alle cose che ho voglia di consigliarvi perché non lo so, ho trovato nei negozi e mi sono subito innamorata, come mi capita spesso, e quindi voglio consigliarvele. Allora, dato che ho parlato di cibo, voglio subito iniziare da questi qua. Se mi seguite su Instagram avete visto che questo weekend sono andata a Bologna per vedere il concerto di Justin Bieber e casualità vuole che il giorno dopo, in cui appunto ero a Bologna con i miei genitori, c'era Cioccolandia, c'era la fiera del cioccolato. Queste fiere mi perseguitano. A Castel San Giovanni la settimana scorsa, sempre quando sono andata a trovare i miei. Questa settimana a Bologna, perciò vabbè, devo smetterla di capitare in mezzo a queste fiere. Ho comprato però una cosa super sana, super salutare e super golosa. Sono in pratica le fave del cacao tritate, quindi assolutamente naturali, senza zucchero, senza niente. Sono un po' marine da mangiare così, però nell'impasto dei pancakes, delle crepes, di qualsiasi cosa vogliate, nello yogurt greco, cioè sono una goduria incredibile, sembra di mangiare dei pezzetti di cioccolato, solo che è la fava, non è il cioccolato vero e proprio e quindi ha pochissime calorie. Perciò se volete una sfiziosità che sia anche sana e potete mangiarlo praticamente tutti i giorni, pollice in su. L'ho comprato lì e costava 4,50 euro 100 grammi, quindi tantissimo. Dovrebbero essere in vendita anche su alcuni siti. Credo, spero, non lo so. Se conoscete qualche negozio online che le vende, magari datemi un consiglio perché finite queste, sicuramente le ricomprerò. Poi questo qui, allora vedete che sta finendo, è uno spruzzino magico, no, semplicemente dell'olio al pistacchio che non avevo mai provato. Ha un profumo ottimo, tra parentesi, e questo qui è di Collistar. Ve lo devo consigliare per due motivi principali. Innanzitutto perché è un olio secco, quindi è uno di quegli oli che ok unge perché appunto è un olio, non potrebbe fare altrimenti, però non così tanto e si asciuga anche abbastanza in fretta. E poi per la pompetta, io ci ho messo tipo 2 giorni a capire come funzionava, per la serie che lo stavo rompendo perché volevo sollevare sto coso, cioè vi giuro non capivo, pensavo fosse un coso di sicurezza. Poi il cricetino ha iniziato a girare e praticamente premendo qua, adesso non lo faccio, sennò casino, è come lo spruzzino dei vetri, quindi potete spruzzare l'olio senza dovervi ungere tutte le mani. Nei mesi scorsi lo usavo dopo la ceretta, adesso lo sto usando nelle zone del corpo un po' più critiche, facendo tanta attività fisica, sto un po' dimagrendo e quindi per prevenire le smagliature che io pensavo venissero fuori quando si ingrassa. Invece qualcuno mi ha detto che può capitare spesso che ti vengano anche quando dimagrisci. Quindi per evitare tutte queste cose le metto sui fianchi, nell'interno coscia e mi piace molto. Poi continuiamo questa volta con degli accessori. Vi faccio vedere tutto il pacchettino perché quando mi è arrivato sono rimasta stupita, me ne sono subito innamorata. E questo qui è il pacchettino di Daniel Wellington. Sì, vabbè, l'ho smontato, però vedete, era super carino. E io avevo già ricevuto da loro una volta un orologio, non so se ve lo ricordate, col cinturino color pelle e il quadrante bianco, bellissimo. Lo usavo soprattutto nelle occasioni un po' più eleganti perché veramente è molto elegante. E questa volta ho scelto un braccialettino e un orologio nero, ma il braccialettino dovete vederlo, non me lo aspettavo così bello. Si vedeva dal sito che era carino, ma è qualcosa di super fine, super elegante, bellissimo. Tra l'altro i packaging molto curati perché arrivano nel loro pacchetto singolo, se riesco ad aprire, con anche la protezione in cartone che io adesso romperò perché non sono in grado di aprire normalmente. Ok, Gaia, la prima volta ci sono riuscita, nel video ovviamente no. Questa qui è la confezione del braccialettino che vi arriva, perciò anche per dei regalini un po' speciali penso sia un'ottima idea. È in argento, sembra oro rosa perché è argento ricoperto di una patina oro rosa. Riuscirò un giorno a fare un video senza dire la parola oro rosa, ve lo giuro. E sopra c'è la scritta Daniel Wellington, stupendo veramente. Se non vi piace l'oro rosa, malvagi, c'è anche in argento se non sbaglio. E per questo braccialettino, ma anche per l'orologio che vi farò vedere, ho per voi il 15% di sconto. Il codice sconto dovrebbe essere GAIA di
W15, comunque giù nell'info box trovate i link ai prodotti e il codice sconto. E poi c'è il Classic Black, che è l'orologio, anche questo non riesco a aprirlo, però questo non lo voglio rompere perché il cartone è molto carino. E questo qui è l'orologio tutto, tutto nero. L'ho messo qua dentro, ma in realtà l'ho già usato un paio di giorni. Questo qui mi ricorda tantissimo le ragazze tedesche. Sapete quei profili Instagram tutti bianchi, tutti perfetti, con queste biondone che hanno i capelli che arrivano ai piedi? Ecco, questo orologio è nel loro stile, credo, perfettamente nel loro stile, e mi piace un sacco. E credo che il rapporto qualità-prezzo di Daniel Wellington sia ottimo. È vero, non costano due soldi, però per la qualità dei materiali, per come ti arriva l'impacchettamento, per proprio come sono fatti, secondo me ne vale assolutamente la pena, e anzi per me potrebbero valere anche di più. Perciò, oltre all'orologio nero che adoro, la vera scoperta per me è stato proprio il braccialettino. Mi piace tantissimo, lo uso anche da solo tutti i giorni. L'orologio non lo metto sempre perché a volte mi può dar fastidio, mentre il braccialettino piccolo, carino, non è ingombrante per niente, lo uso tutti i giorni, mi piace un sacco. Mi manca la collana in oro rosa adesso. Continuando, voglio farvi vedere un'altra cosa cibosa, che è questa qui, la farina di cocco. Allora, io per anni e anni ho sempre pensato che la farina di cocco fosse il cocco rapé, e secondo me anche fra di voi c'è qualcuno che non sa la differenza, perché io ho sempre chiamato farina di cocco le scagliette di cocco che vendono al supermercato. In realtà esiste la vera farina di cocco, che è identica alla farina, solo che ha un profumo incredibile e un gusto di cocco. Questa qui io l'ho comprata da Bull Powders, che è un sito che vende tutte farine particolari, integratori alimentari, cose di questo tipo. Però in realtà l'ho vista più volte in tutti i negozi bio, quei negozi che vendono le cose un po' più strane, organic, tutte queste cose qui. L'ho provata solo una volta, perché comunque va usata un pochino con parsimonia, perché è piena zeppa di grassi. Però se usata ogni tanto con diligenza, ragazzi, ho fatto un pancake al cocco che c'era da morire. Vi devo assolutamente fare la ricetta, perciò ve la volevo consigliare, perché se vi piace il cocco, se volete fare qualche dolcetto al cocco particolare, questa qui stra consigliata. E poi dovevo condividere questa scoperta, appunto, perché io ho sempre pensato che la farina di cocco fosse il cocco rapé. Torniamo a parlare di prodotti beauty, e queste qui sono le tinte labbra dell'edizione limitata che c'è adesso da Glossip. Allora, se mi seguite non potete non sapere che la mia tinta labbra preferita in assoluto, ne ho provate tantissime, ma secondo me la migliore è quella di Glossip rossa. Adesso non so dove sia, sarà in una borsa perché la uso spesso quando esco la sera. È in assoluto il mio prodotto per le labbra preferito. Praticamente quando devo mettere un rossetto metto sempre quella, perché era l'unica tonalità che avevo di queste tinte labbra. Era una tinta no transfer, quindi anche toccando, vedete, non viene via un fico secco. Adesso ce l'ho su ed è la numero 01. E ve ne dovevo assolutamente parlare perché ho scoperto anche questi nuovi colori. Ne ho provate solo due, perciò vi so dire con certezza che quella che ho su e l'altra che ho provato sono fantastiche, come quella rossa che usavo già da anni. E questa qui è la numero 01 e poi c'è la numero 03, che è tipo un viola, vinaccia, molto molto bello. Ce l'avevo su nell'ultimo video tantissime, avete chiesto che prodotto fosse. Le altre due invece non le ho provate, però dovrebbero essere lo stesso tipo di colore. E dato che stiamo parlando di questi prodotti, dovevo aspettare, ma non ce la faccio più a dirlo, oggi ho avuto la conferma, quindi ve lo volevo dire. Il 3 dicembre a Brescia, al centro commerciale Freccia Rossa, mi sono imparata tutta a memoria così non sbaglio, dalle 4 alle 6 e mezza finalmente riesco a organizzare un altro incontro. Quindi se siete di Brescia, della Lombardia, dintorni, se avete voglia di venire a fare due chiacchiere, tra l'altro ci saranno anche dei regalini per voi, la pochette di questa edizione limitata e dei prodottini, quindi è sabato, perciò non avete scuse, scuola, lavoro, magari qualcuno lavora, mi dispiace. Veramente, sono molto contenta, sono riuscita a spostarmi un po', così magari se alcune ragazze non abitano proprio dove abito io, riusciamo comunque a vederci, a salutarci, veramente a me farebbe piacere. Se avete tempo, se avete voglia, io vi aspetto. Basta che non mi portate le caramelle, perché l'ultima volta mi avete riempito di caramelle e adesso non le mangio più, quindi sarebbe un grosso problema. Ecco, questo è il classico oggetto
Che non è una vera e propria scoperta, nel senso che cioè è un'agenda normalissima, solo che è un acquisto recente che ho fatto e di cui mi sono innamorata e ho detto ve lo devo assolutamente consigliare. È un'agenda settimanale che ho comprato da Tiger ed è veramente bella da tenere sulla scrivania, soprattutto secondo me, perché è proprio organizzata in settimane e ci sono le strisce per i vari giorni. Se siete delle studentesse, delle mamme, avete tanti impegni, è veramente secondo me è super comoda per organizzare tutto. È semplice, però costava al massimo 4 euro, 3-4 euro, e di solito le agende costano veramente tanto, quindi io vi consiglio di fare una corsa da Tiger perché sapete che lì le cose finiscono davvero in fretta. L'ultima cosa di cui vi volevo parlare è veramente una scoperta delle ultime settimane. Io non avevo mai provato un prodotto del genere, credo. Non penso. Anche se li conoscevo già da parecchio tempo, cioè ne ho sempre sentito parlare. E sono quei blush, quei prodotti che si adattano. Forse una volta l'ho provato. Mi vengono i dubbi. Comunque, prodotti che si adattano al colore della tua pelle. Questo qui è il O Glow di Smashbox. È una sorta di blush geloso che va picchiettato sulle guance e dà un leggero colorito. Io preferisco usarlo come base, nel senso che mi piace poi fissarlo con un blush in polvere. In realtà dicono che si potrebbe usare così semplicemente da solo. Io sono sempre del partito fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, quindi anche se sicuramente durerà tutto il giorno da solo, lo fisso così da dare anche più intensità al blush, non se ne va, è un primer perfetto. Perciò ragazzi, queste erano tutte le cose che avevo da farvi vedere. Se avete appunto qualcosina da consigliarmi, io sono sempre disponibile a conoscere cose nuove, purtroppo per me. E ricordatevi perciò di sabato 3 dicembre che sarò a Brescia. Vi aspetto, ragazzi. Quindi, detto questo, nell'info box trovate tutti i link per l'orologio di Daniel Wellington, per l'evento. Vi mando un bacione grandissimo, spero che vi sia piaciuto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!